al direttore sportivo Ernesto Russello. Inizia adesso il match di ritorno tra Profavara e Akragas. Posizione Profavara al decimo. Cordaro, palla in aria, attenzione, fallea di testa, la super parata di Paterniti e si rimane sullo 0-0. 32esimo, punizione per Mariano Cordaro, palla in aria, svetta di testa, Lucas, palla fuori, altra chance per la squadra giallo-blu. Attenzione, Gambino, entra in aria, la botta di Gambino, Chimenti, salva la Profavara, poi Sant'Angelo. Fallo di mano, rigore per l'Akragas. Trentaseiesimo, rigore per l'Akragas. Sant'Angelo contro Chimenti, parte Sant'Angelo, la conclusione, fuori, sbaglia clamorosamente Sant'Angelo, si rimane sullo 0-0. Cordaro dalla bandierina, attenzione, 41esimo, il tiro a giro, Paterniti addomestica il pallone. Sul pallone Mariano Cordaro, 43esimo, palla nel mucchio, attenzione, Paterniti salva ancora l'Akragas, colpo di testa di Marchica. Villamayor, l'argentino per Contino, medaglia, libera a sinistra Cordaro, eccolo servito. Cordaro, la conclusione, Paterniti, c'è. Mariano Cordaro, le sue finte, poi perde palla, contropiede Akragas, attenzione, 2 contro 2. Licata, vuole palla Gambino, eccolo servito. Attenzione, Biondo, Biondo entra in aria, Biondo, la conclusione, da dimenticare, palla fuori. L'Akragas fallisce il gol del vantaggio. Punizione battuta a sorpresa, Biondo in zona tiro, Biondo la sua conclusione, palla alta sopra la traversa. Caronia, bene, attenzione, attacca l'Akragas, servito Biancola, entra in area Biancola, la conclusione e palla in rete, ha segnato l'Akragas con David Biancola di destro, incrociato benissimo e palla che ha superato l'incolpevole Chimenti, Akragas in vantaggio e Akragas che blinda la qualificazione, 1-0 per i biancoazzurri. Poi riparte Iannello, palla in avanti, attenzione, chance per la Profavara e c'è il gol della Profavara col numero 17, il neoentrato, il giovane Simone Pio Camilleri, classe 2002, Akragas sbilanciatissima in avanti, castigata dal giovanissimo Camilleri, 1-1 ed è un pareggio strameritato per la Profavara che ha giocato. Finisce qui la partita, finisce 1-1 il match di ritorno del primo turno di Coppa Italia tra Profavara e Akragas. Si qualifica la formazione bianco-azzurra grazie al 3-0 ottenuto nel match di andata.